Ma padre, la misericordia cancella i peccati? No, quello che cancella i peccati è il perdono di Dio. La misericordia è il modo come perdona Dio. Perché Gesù poteva dire, ma io ti perdono, vai. Come ha detto a quel paralitico che lo avevano messo dal soffitto, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quando dice vai in pace, Gesù va oltre, gli consiglia di non peccare più. Qui si vede l'atteggiamento misericordioso di Gesù. Difende il peccatore dai suoi nemici, difende il peccatore di una condanna giusta. Anche a noi, quanti di noi forse dobbiamo andare all'inferno? Quanti di noi? E quella è giusta la condanna, e lui perdona. Oltre, come con questa misericordia. La misericordia non cancella il peccato, è il perdono di Dio che lo cancella. La misericordia va oltre e fa la vita di una persona di tal modo che il peccato sia messo da parte. È come il cielo, no? E noi guardiamo il cielo e tante stelle, ma quando viene il sole al mattino con tanta luce, le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio. Una grande luce di amore, di tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza, carezzando le nostre ferite di peccato, perché Lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra salvezza. E così Gesù fa il confessore. Non la umilia, non le dice: cosa hai fatto? Dimmi. E quando l'hai fatto? E come l'hai fatto? E con chi l'hai fatto? Va, va. Ed ora in poi non peccare più. È grande la misericordia di Dio. È grande la misericordia di Gesù. Perdonarci, carezzandoci.